da diverse ore. Stamattina ho già fatto un po' di cose, sono dovuta andare a fare delle commissioni, ho dovuto accompagnare mia sorella in stazione perché oggi ha un esame. Non so se ve l'ho mai detto, ma fa l'università a Venezia e ovviamente durante l'anno sta là, però siamo ancora ad agosto, quindi l'ho accompagnata in stazione per l'esame, quindi speriamo bene. E non ho fatto colazione, mi sono svegliata, mezzo addormentata, ho preso la macchina, sono andata a prenderla e poi l'ho portata in stazione. Poi sono tornata di nuovo a casa, sono andata a fare delle commissioni, sono stata anche da Lidl, ho preso una cosina per la cucina, fantastica, dopo ve la faccio vedere, e non ho ancora fatto colazione, quindi adesso mi sono preparata il cappuccino, ho la mia barretta della Nesquik al latte e cioccolato, che mangio sempre super volentieri, quindi buona colazione a me. Anche se in realtà appunto sono svegliata tipo da 3 ore e ancora non ho fatto colazione e sono già le 11, però fa niente. È troppo, troppo, troppo buona. Non la mangio tutte le mattine perché comunque è abbastanza calorica, però ogni tanto me la concedo. Poi un'altra cosa che ho preso al supermercato, e se mi seguite su Instagram è probabilmente... l'avete visto perché ho fatto un sondaggio, ho trovato al super lui il caramel macchiato di Starbucks. Oltre a questo c'è anche il cappuccino e il caffè freddo, anche questo ovviamente è freddo, infatti l'ho trovato al banco frigo e l'ho preso ancora 4 giorni fa, però tra una cosa e l'altra non l'abbiamo ancora assaggiato, ne abbiamo preso soltanto uno per provarlo, perché con le capsule che avevo preso un mesetto fa circa, sempre di Starbucks, che si trovano all'Esselunga, non sono stata molto soddisfatta, nel senso che sono molto simili alle originali della Nescafè, quindi le ho prese una volta per provarle, però non le ho più ricomprate. E quindi anche con questo ho voluto prima prenderne soltanto uno, provarlo, vedere com'è, se è buono ogni tanto, insomma probabilmente una volta a settimana, perché andiamo a fare la spesa una volta a settimana, ne prendiamo un paio giusto per averlo magari nel weekend. Però alla fine non l'abbiamo ancora provato, strano ma vero, ma volevo provarlo insieme a Ste proprio perché è soltanto uno, quindi magari lo assaggiamo stasera dopo cena. Comunque io adesso finisco la colazione, poi sistemo un attimo la cucina perché ieri sera... ma in realtà è praticamente ordinata, però devo lavare giusto una pentola, ieri sera non avevo proprio voglia. Devo editare un video che andrà online settimana prossima, ovviamente sarà già andato online, quindi ve lo lascio qui nelle schede, sì, qui. E adesso finisco di fare la colazione, poi sistemo per bene la cucina, voglio riordinare e devo fare ancora il letto. Comunque adesso finisco di fare colazione. Tra l'altro ho qui in casa che mi sta girando una mosca che mi dà un fastidio, cioè non la sopporto proprio. Questo lo rimetto in frigorifero, finisco la mia barretta, mi bevo anche un succo di frutta, sapete che lo adoro la mattina, quindi adesso mi bevo il succo di frutta, anzi me lo bevo mentre edito il video. Adesso sistemo un attimo la cucina, poi vi faccio vedere quello che ho trovato da Lidl, una cagatina proprio, però è carino, molto carino, mi serviva, quindi l'ho preso. E lavo la pentola, così almeno la cucina è ordinata e poi posso mettermi all'editing del video.
faccio vedere adesso quello che ho trovato da Lidl. Sono andata a fare un saldo, c'erano un sacco di cose carine. Infatti da Lidl un paio di settimane fa ho preso anche i contenitori per la lavanderia, e appena la lavanderia sarà organizzata come mi sto immaginando, insomma come voglio, vi farò vedere tutto quanto. Comunque oggi ho preso questi contenitori per conservare il cibo, e visto che non ne avevo neanche uno, ho trovato questi, mi sono sembrati molto carini, c'erano con il tappo, il coperchio azzurro, grigio e rosa forse. Io ho preso una confezione di questi con il coperchio azzurro, erano, cioè sono tre, e li ho pagati tipo una cosa come 4 euro, adesso non ho più lo scontrino però mi pare sui 4 euro. Li vado ad aprire così li vedo meglio. Ok, allora questo è il contenitore, è tutto trasparente e ha i bordini e le aperture laterali azzurro Tiffany. Sono abbastanza compatti e li preferisco, perché quelli troppo grandi tante volte non mi ci stanno in frigorifero, o se voglio andare ad organizzare il frigorifero in base, insomma, alla frutta e la verdura, dividere per bene tutto, questi li trovo sicuramente più pratici perché sono di un'ottima misura. Però la misura che c'era disponibile era comunque soltanto questa, e sono appunto tre molto carini. Dopo lì là. Poi ho preso questo tritatutto elettrico, è ancora confezionato, quindi adesso lo vado ad aprire. Mi mancava, mi sono resa conto che mi mancava quando qualche settimana fa, forse anche un mesetto fa ormai, ho fatto la cheesecake al limone, e per tritare i biscotti mi sono resa conto di non avere assolutamente niente. Quindi quando ho visto questo oggi da Lidl l'ho preso. Questo l'ho pagato 16,90 euro, ed eccolo qui, è trasparente, la base sotto è trasparente in vetro, infatti questa cosa mi piace molto perché non è in plastica, e poi la parte sopra invece è rosa. Di questo modello lo potete trovare rosa, azzurro, azzurro Tiffany, quindi il classico insomma verde che stanno proponendo in queste ultime settimane, e grigio scuro. Ci sono due velocità che si possono impostare attraverso questi pulsanti in alto, c'è la possibilità di montare anche la panna, e poi c'è anche questa base in gomma, in silicone, per proteggere la cucina, per non graffiare, per non rovinarla, da mettere sotto il tritatutto. È davvero fatto bene, appena occasione lo utilizzo, lo provo e poi vi farò sapere come mi trovo, ma solitamente con queste cosine che trovo da Lidl mi trovo sempre molto bene. Fatto questo, adesso vado a aprire la finestra per bene in camera da letto, e faccio anche il letto perché, come vi dicevo, è ancora disfatto. Camera riordinata, adesso sono pronta per mettermi all'editing, anche perché altrimenti non riesco a fare le cose per tempo, quindi noi ci vediamo dopo. Tra l'altro guardate un po' qua cosa ho preso per gioia, domani compie 2 anni e quindi le ho preso questo palloncino per fare una foto. Quanto sono dolci, c'è questo cagnolino cucciolo e questo gattino, bellissimi. Ve lo metto qui che così lo vedete meglio. L'ho abbassato alla sua altezza perché essendo molto piccola altrimenti il palloncino non si vede neanche. Che carini, mi piace un sacco. Momento biscottini per Gioia, vediamo un po' se li mangia. Ehi là, buongiorno, li vuoi biscotti? Li vuoi biscottini? Questi sono i tuoi preferiti? Ne vuoi uno? Vuoi il biscotto? Gioia, vuoi il biscotto? Vuoi il biscotto? Oddio, oddio, dove va? Dove vai? Dove vai? Mamma che sonno, ho dormito tutta mattina e sono ancora stanca.
Oddio, che stanchezza. Ma com'è bella questa zampetta tutta bianca, ma com'è bella. Hai un calzino? Hai un calzino al posto della zampetta? Quanto le piacciono i grattini. Ho finito finalmente di editare il video che andrà online oggi e adesso sono pronta per registrare un nuovo video, quindi adesso vado a struccarmi completamente. Ho soltanto in realtà il mascara, ho messo un po' di correttore stamattina e ho ridefinito leggermente le sopracciglia e un po' di blush, però vado a struccarmi velocemente perché devo registrare un video di make up, quindi adesso preparo anche tutta la mia postazione perché ogni volta che registro devo sempre sistemare il mio set e ultimamente registrare con quelle odiosissime luci non lo sopporto perché fa davvero molto caldo, però quando registro video statici preferisco utilizzare anche quelle per rendere il video ancora più luminoso. Detto questo, iniziamo a preparare la postazione video. Questo è l'angolino dove solitamente registro, così è com'è di solito, quindi bello ordinato. E adesso vi faccio vedere com'è quando c'è il set. 3, 2, 1. E questo è il set preparato. Qua adesso si vedono anche tutte le luci che utilizzo, il computer, al momento è collegato alla macchina fotografica per vedere se sono a fuoco. E in realtà non è così in disordine quando faccio un video normale, ma quando registro video di make up, non avendo qua una scrivania o un qualcosa per appoggiare i trucchi e lo specchio, devo sempre spostare qualcosa e oggi mi sono ingegnata così, provando a spostare questo mobiletto, e devo dire che mi è stato comodo perché sono riuscita a disporre tutte le cose per bene, anche se ogni volta è una menata perché devo spostare il mio mobiletto. Sarebbe ideale utilizzare questa scrivania proprio nata per truccarmi, però l'inquadratura, cioè, non mi piace perché è rivolta verso lo specchio, quindi devo sempre scogitare qualcosa di questo tipo. Comunque, a parte questo, c'è un disastro totale, un disordine pazzesco nella mia stanza. Tra l'altro ho dovuto cercare anche dei trucchi, quindi poi devo andare a sistemare tutto. E questi pacchi non ve li ho ancora fatti vedere, o meglio, questo sotto sì, questo no, poi qualcosa anche qua di L'Oreal, o questo di Pixi, no, ci sono un po' di cose che devo farvi vedere. Magari più tardi, anzi sicuramente vi faccio vedere queste cosine, adesso però ne approfitto per mettermi all'editing di questo video perché devo consegnare assolutamente. Nel frattempo mi sono anche cambiata, ho messo questo vestitino e questo è il trucco, aspettate che mi metto qua perché c'è una luce super accesa, questo è il trucco che ho fatto. Mi piace molto e adoro tra l'altro questa tinta labbra di L'Oreal proprio perché dà un tocco di colore al trucco, quando solitamente mi trucco in modo abbastanza leggero sugli occhi o comunque faccio dei trucchi nude, sulle labbra metto sempre qualcosa di più acceso e questo mi piace tantissimo, tra l'altro si abbina perfettamente con il vestito di oggi. Detto questo ragazzi, mi metto all'editing, probabilmente vado a recuperare qualcosa da mangiare perché nel frattempo non ho ancora mangiato, ebbene sì, sono tipo le 3 e non ho ancora pranzato. Al Lidl ho preso questo panino e sicuramente mi faccio qualcosa di imbottito e mangio in velocità per avere più tempo perché non voglio mettermi i fornelli, anche perché ormai è tardi, è pomeriggio e non mi va, quindi panino e probabilmente qualche affettato. Alla fine ragazze, ieri non sono più riuscita a registrare, sono stata presa con altre cose, non ho più continuato il vlog. Ero rimasta al farvi vedere i pacchettini che adesso ho messo qui, i pacchettini che mi sono arrivati in quest'ultimo periodo, quindi adesso mi metto comoda qui così riesco a farvi vedere per bene tutto. Prima di partire voglio assaggiare insieme a voi, visto che alla fine ieri non l'ho assaggiato, il caramel macchiato di Starbucks, così faccio anche merenda mentre vi mostro i pacchettini. Assaggiamo. Super buono. È buonissimo.
Parto da questo prodotto, da questa box, che è una delle prime che mi è arrivata tra tutti quelli che ho qui. Questa arriva da L'Oreal. Non ho ancora provato niente di quello che mi hanno mandato perché volevo prima farvi vedere tutto, ci tengo sempre a farvi vedere le cose prima e dopo utilizzarle. Prima di farvi vedere il prodotto vi faccio vedere anche i gadget che ci sono all'interno. Qui abbiamo una piccola agenda, una piccola agenda da borsetta, molto carina. Poi c'è questo specchietto fucsia bellissimo, anche questo perfetto da tenere in borsetta con lo specchio da entrambi i lati. Poi ci sono tre mollettine con le perle, quelle che stanno andando di moda tantissimo adesso. Una è questa, super grande, di queste ne ho diverse perché mi piacciono e le avevo prese da Primark. E poi ci sono queste due mollettine un pochettino più piccole, una con le perle tutte piccoline, mentre invece l'altra con le perle alternate, una grande e una piccola, davvero deliziose. Poi ci sono all'interno questi planner per i tuoi weekend estivi da compilare, con l'abito, la borsa, le scarpe e il colore per i capelli del giorno, diviso proprio nei vari giorni poi del weekend. Perché? Perché il prodotto contenuto all'interno di questa box è questo qui, il colorista Air Makeup. Si tratta di una crema da applicare sui capelli per colorarli. Questa ovviamente è specifica per i capelli castani, come i miei. Però ovviamente immagino che ci siano anche, ci sia anche la versione per chi ha i capelli chiari o per chi ha i capelli rossi o addirittura per chi ha i capelli molto scuri. Dovrebbe essere un rosa tendente al fucsia, insomma un colore non troppo pastello, perché ovviamente sui capelli scuri non penso che si veda poi tantissimo un colore chiaro come i colori pastello. Sono curiosa di provarlo. Qua in sostanza bisogna applicare il prodotto sulle lunghezze e è una tinta, diciamo, è un colore che dura un giorno, quindi dopo quando si va a lavare immagino che venga via, ma andrà via con un solo shampoo, esatto, quindi l'applicate sulle lunghezze e poi al primo shampoo il colore va via. Lo provo sicuramente in questi giorni. Passiamo a quest'altro pacchettino che arriva da L'Oreal. Qui ci sono all'interno le nuove tinta labbra matte Macarons, infatti per ogni colore. In tutto sono 6 tonalità, per ogni colore corrisponde una profumazione ispirata proprio anche ai macarons veri e propri, come ad esempio al mango, alla ciliegia, alla fragola. Ne ho provato al momento soltanto una, avevo provato questo qui. Questo ha un profumo ad esempio buonissimo e questo qua è alla profumazione di fragola. Se vi piacciono i profumi dolci sulle labbra, questi prodotti fanno sicuramente al caso vostro. Se invece non amate tinte labbra profumate, non vi piaceranno perché sono tutti molto molto profumati. La texture è super matte, una volta applicato in un paio di minuti si asciuga perfettamente ed è ultra ultra matte. Ho notato però che a lungo andare, insomma durante la giornata, mi secca un pochettino le labbra. Queste sono le tonalità, c'è qualche tinta labbra rossa, c'è qualcosa che tende più al rosa e poi c'è un bordeaux un po' più acceso. Poi sempre restando a tema L'Oreal, quindi adesso facciamo L'Oreal. No, mi è caduto il caffè. Ok, non è uscito niente. Qui abbiamo i 101 usi della maschera. Abbiamo quindi questa maschera Elvive per capelli lunghi, per capelli lunghi e danneggiati. Cioè, ho appena tirato fuori la confezione della borsina e anche se chiuso sento un profumo pazzesco. No vabbè, è troppo troppo buona. Di questa linea ho già iniziato e terminato il balsamo e lo shampoo. Curiosa di provare anche questa maschera salva lunghezze, quindi proprio è indicata per chi ha i capelli molto lunghi come i miei. Qua dicono che si può utilizzare pre-shampoo, dopo lo shampoo o come finish, quindi dopo aver asciugato i capelli sulle lunghezze, insomma si può andare ad applicare la crema, una cosa che in realtà non amo fare troppo perché preferisco risciacquare le maschere e non applicarle dopo sui capelli asciutti, però è un prodotto molto valido.
Poi, ultimo pacchettino è questa, è questa confezione che è arrivata da Pixi, dove all'interno ci sono tutti i prodotti con la vitamina C. Questo barattolone è un po' troppo bello. Pesco random, partiamo da qua, da questo prodotto. È una lozione ovviamente con la vitamina C, perché anche qua sulla confezione dicono è una dose giornaliera per una pelle illuminante. Questa è una lozione illuminante e idratante da applicare sul viso. Poi c'è questo che invece è un balm, è un balsamo sempre per il viso in una confezione leggermente più piccola, quindi sempre illuminante. Poi abbiamo il siero alla vitamina C, è un concentrato illuminante anche questo, con il boccettino e il suo contagocce. E poi gli ultimi due prodotti invece sono liquidi. Abbiamo questo più grande, la confezione da 150 ml, che è un detergente illuminante, quindi si può utilizzare per pulire per bene il viso la mattina e la sera dopo esservi struccate. E poi c'è questo che invece è il tonico perfetto da portare in viaggio, perché è nei 100 ml, quindi pratico anche per viaggiare. Prodotti che mi incuriosiscono tanto, ma ne ho da talmente tanti di Pixi, perché loro quando mandano qualcosa di nuovo mandano sempre un sacco di prodotti, come avete visto adesso, e quindi provarli tutti e finirli è un po' difficile per me, però sicuramente li proverò perché mi incuriosiscono molto. E poi il profumo è davvero fantastico. Con i prodotti di skin care di Pixi mi sono sempre trovata molto bene, quindi sicuramente anche questi non mi deluderanno. Ok, vi ho fatto vedere tutti i prodotti che ho ricevuto nelle ultime settimane. Magari se riesco a reperire i link dei prodotti che vi ho mostrato, ve li inserisco qui nell'info box, vi possono essere utili se volete vedere e leggere qualche informazione in più. Detto questo, io finisco il mio caramel macchiato super super buono e vi mando un bacione. Chiudiamo qui questo vlog perché è stato sicuramente durato un sacco di tempo, come tutti i miei video ultimamente. Mettete un pollice in su se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video, e noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video qui sul canale. Un bacione!